rilassante, l'uomo ha bisogno di staccarsi un po' dallo stress, cerchiamo di dargli l'occasione con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Siamo pronti quasi per il lancio, perché adesso faremo il beta testing fino a fine agosto. Indicativamente a settembre vogliamo partire, partiremo subito con l'Italia, ma perché siamo qua, perché questo è il nostro mondo, da dove partiamo. Però subito dopo cercheremo di andare su altri paesi, specificatamente l'Inghilterra e il nord Europa, lo Scandinavia, indicato, comunque c'è l'Olanda, la Danimarca. Sostanzialmente perché abbiamo deciso di affrontare quei paesi lì? Per due motivi sostanziali. Uno di comodità nostra, sono tutti paesi che con la lingua inglese possono essere toccati senza dover avere 27 lingue. I costi per fare una startup sono notevoli, quindi la moltiplicazione del personale finché non ci sono delle revenue è complicata. Ma soprattutto perché in quei paesi c'è un'attenzione alla famiglia, alla mamma come elemento centrale, anche come supporto alla mamma nel momento in cui la mamma lavora e quindi ha bisogno di aiuto, che adesso voglio dire, ma sembra un po' più avanzato della nostra, quindi c'è molta attenzione al ruolo della mamma e a quello che la mamma può fare. E riteniamo che là ci possa essere in qualche cosa un mercato importante. Ovviamente come tutti quelli che fanno startup, il sogno qual è? Il sogno è quello di andare negli Stati Uniti, perché se vuoi spuntare devi andare dove ci sono tutti gli altri, devi andare a competere con loro, devi farlo. E anche qua mi viene in aiuto i social media, in questa attività, da quando sono entrato nel mondo delle startup e del web, ho conosciuto tantissima gente dal punto di vista virtuale, nelle ultime settimane ho frequentato un po' dei convegni più interessanti per andare a presentare Siete Mamma, e non più tardi l'altro giorno appunto a Firenze a Frontiers Interaction, dove c'era veramente tanta gente interessante, e io ho preso dei contatti e stiamo cercando di parlare con qualcuno che negli Stati Uniti c'è già andato per capire che cosa vuol dire andare, che cosa significa e che cosa implicherà. Domani sera alle 7 Enrico parlo con un avvocato di San Francisco. Perché qua abbiamo questo sogno e vogliamo che il sogno diventi vero. E vogliamo. Adesso si sta preparando per il lancio, perché metto 2 anni prima dove facciamo, ma qua io avrei voluto raccontarvi tutti i progetti strabilianti che abbiamo in testa per poterlo fare, ma mi hanno censurato, mi hanno detto che non potevo dirli perché sono talmente importanti che non posso dirli, no? Hanno detto di non esagerare con i dettagli perché stiamo preparando una serie di cose e non siamo ancora pronti. Come vi dicevo, è una serie di cartoline che vanno dal passato al futuro. Lì non so ancora cosa ci sarà, so solo che ci metteremo tutta la nostra anima e tutte le cose per riuscirci, perché ci diverte, perché ci piace e perché vogliamo avere questi famosi 50 miliardi di capitalizzazione, perché aspettando un paio d'anni, pazienza ce l'abbiamo, quindi quella non ci manca. E basta, volevo essere veloce perché non volevo, so che alla fine delle conferenze non ce la facevo più neanche io l'altro giorno, no? C'erano dei bellissimi relatori che venivano da New York e dicevo sì, adesso finisci, devo tornare a casa, non ce la faccio più. Quindi va bene, grazie per l'attenzione, se avete domande ovviamente siamo qua, altrimenti vorrei tornare a casa dopo la chiusura, che penso ci sia una chiusura ufficiale dei lavori. Il microfono, ma in realtà c'è qualcuno ufficiale. Ah, scusa, vai. Una informazione, non so se magari anche in questo momento, che costo della startup, Partendo da dove arrivando dove? Cioè il costo della startup è infinito, cioè potremmo andare avanti per anni, perché gli sviluppatori, noi abbiamo 7 milioni di idee, loro vogliono continuare a migliorare, perché una volta girava a destra, poi la fanno girare a sinistra perché è più bella, e quindi è impossibile da determinare, dipende dai risultati che vuoi ottenere, eccetera. Tieni presente che il minimo che noi abbiamo identificato per arrivare almeno a partire in maniera professionale, ecco, nel senso che tu puoi anche farlo la notte a casa tua, senza, tra virgolette, costi, eccetera. Per dove siamo partiti noi, secondo noi non ci servivano meno di 100.000 euro. Okay, per avere un'idea di futuro, vuol dire partire, vuol dire sviluppare, vuol dire avere dei soldi da investire per fare le cose, vuol dire avere dei soldi da investire per un po' fare pubblicità e vuol dire avere la possibilità di sostenere un attimo, perché non è che a settembre usciamo, se anche siamo bravissimi, domani abbiamo 2 milioni di utenti, magari,
cioè comunque una crescita che deve essere sostenuta del tempo. Se lo vuoi fare a livello di business, devi pensare di vivere almeno un anno, ok? E questi soldi qua indicativamente potrebbero durare, in realtà potremmo farli finire in 2 mesi, perché ci sono 1000 modi per spenderli, e cercheremo di farli durare e vedere il mercato. Ci siamo lasciati comunque degli spazi per poter far entrare ancora degli altri investitori, tra l'altro per cercare di capire in che modo poi allargarci ulteriormente. Basta, però non sono prendendo tempo perché sono qua da solo, senza l'ufficialità delle persone che dovrebbero chiudere. Grazie a tutti.